siamo di nuovo qua. È un po' un messaggio, no? Da miglior seconda con una differenza reti che quasi nessuno pensava potessimo arrivare a miglior seconda. Adesso abbiamo questa semifinale molto importante. Sì, diciamo che si sono castrati veramente tanti risultati, però vuol dire che insomma il destino ci ha dato un'altra opportunità e adesso però bisogna sfruttarla. Non siamo stati bravi nell'ultima partita, anche se secondo me comunque abbiamo fatto un'ottima partita, però adesso, come si suol dire, si deve ballare. Ci hanno dato l'opportunità di riprendere questo discorso e credo che una squadra, se arriva in semifinale, credo che ci debba credere e debba fare tutto per almeno di arrivare in finale. Poi quell'altra sarà un'altra partita, però in questo momento bisogna pensare a questa. Noi ci siamo preparati, abbiamo fatto una settimana normale perché era giusto, dopo la sconfitta contro il San Giuliano City, riprendere e lavorare, perché comunque se abbiamo perso qualcosa era andato storto. La sua impressione è che dopo San Giuliano la squadra abbia staccato la spina e quindi si sia dovuto riattaccarla? No, quello no. Sinceramente, quando ci siamo lasciati il venerdì, tutti, anche i ragazzi, erano convinti di passare, perché insomma si sono salutati dicendo ci vediamo lunedì. Quindi è un buon segnale. Ci speravano, perché comunque è una bella cosa, secondo me, per una squadra come il Novara riuscire ad arrivare fino alla fine. È normale che il destino ti ha dato quest'altra opportunità, quindi adesso bisogna far meglio. Per quanto riguarda appunto i giocatori, sono tutti disponibili oppure, visto che siamo a metà giugno ormai? Non è quello per metà giugno o altro. Purtroppo ci sono stati giocatori che non possono far parte di noi, come Tentoni che si è fatto male, sì. Dario ancora non recupera, insomma ce ne sono un bel po'. Però, come ho sempre detto, giocherà chi sta meglio e chi è rimasto al carico, perché adesso in pochi giorni puoi comunque mettere la classica ciliegina sulla torta di un'annata stupenda. Un mese e tre giorni a separare, se arriveremo in finale, la vecchia stagione da quella nuova. A tornare indietro nel tempo davvero sembra pazzesco, perché abbiamo iniziato il primo di settembre e siamo ancora qui a metà giugno. È una cosa bella, perché vuol dire che è andato tutto come doveva andare. Insomma, è passato tanto tempo, io però non penso alla prossima stagione, io penso, sapete come ragiono, io penso a questa, a finirla nel migliore modo, perché insomma continuare a vincere penso che sia anche un segnale importante, sia per la società, che vuol dire che ci tiene, e anche per la gente che comunque, dopo aver vissuto un anno bello quest'anno e brutto quello di 2 anni fa, credo che sia anche bello continuare a dargli modi per gioire. Fare bene può essere una motivazione in più anche per magari qualcuno che, tra virgolette, è in bilico, o le idee sono già chiare e quindi, cioè, non è che fa la differenza? No, fa sempre tutta la differenza, perché il calcio mi ha insegnato che tutto può cambiare anche in un minuto, quindi insomma i ragazzi devono essere consapevoli che, essendo arrivato anche un direttore nuovo, valuterà anche il comportamento di queste due partite, okay. E tutto può cambiare, sia nel bene che nel male, perché chi farà parte del Novara prossimo dovrà tenerci, dovrà avere un attaccamento alla maglia, quindi anche queste due partite ti dimostrano anche chi può farne parte. Chi sarà lo stadio del direttore nuovo? Non lo so se ancora se può. Cesena ha detto che ha concluso. Questo allora bisognerebbe chiedere a lui. Io credo che non lo sa, io non so, perché sono concentrato, come ho sempre fatto, sul campo. Io ho sempre detto che non mi piace pensare ad altro, ma da tutte le mie energie le voglio mettere in campo, perché già lì è difficoltoso.
quindi soprattutto fine stagione, perché bisogna motivare i ragazzi, bisogna comunque farli stare sul pezzo, bisogna fargli capire che insomma un'altra vittoria significherebbe tanto sia per loro a livello personale che anche per Novara. Anche una tesi l'avete vista in qualche Sì. video, sembrerebbe una squadra, beh, come tutte perché ha vinto il campionato, però comunque No, una buonissima squadra, una ben squadra ben allenata, strutturata, sì, si muove ben allenata. bene, però io ho sempre detto che prima di tutto bisogna pensare a noi. Se noi, insomma, affrontiamo la partita al 100% è normale che hai tanti margini di vittoria. Però sappiamo che bisogna rispettarla, sappiamo che è ben allenata, ci sono giocatori importanti, è un'ottima squadra, quindi se è arrivata fin qui vuol dire che, insomma, è una squadra importante. Però prima di pensare agli altri, io credo che prima dobbiamo pensare a noi e essere al 100%, poi magari con rispetto pensare alla squadra che affronteremo. Sono un po' prove generali anche in vista cioè, un po', cioè, se magari l'area canadese non sarà la nostra avversaria e le squadre cambieranno radicalmente. Ma più che altro, secondo me, è importante affrontare queste squadre per vedere anche il percorso che hai fatto, perché comunque loro hanno vinto e affrontare chi ha vinto ti dà sempre modo di capire cosa sei riuscito a fare, a che punto sei riuscito a portare la squadra. Anche i ragazzi vanno a affrontare dei loro avversari che comunque hanno vinto, quindi secondo me è un buon test, come è stato col San Giuliano e come è stato con l'Arzignano. Magari sarebbe utile ricorrere a una formula un po' diversa, non così dilatata a fine Sì, stagione, no? però purtroppo si è stata dilatata perché tanti gironi sono finiti dopo. Il problema non è tanto quello, ma secondo me è giocare allo stesso momento tutti quanti, perché altrimenti poi uno può arrivare che ha lavorato 2 settimane di più, chi ha lavorato 2 settimane di meno, quindi credo che quello forse è da cambiare. Però è una cosa che comunque ti dà anche un po' di blasone, perché vincere comunque il titolo non è una cosa brutta, ti dà anche a livello personale, ti dà delle soddisfazioni. E un ragazzo che comunque a 19 anni inizia a vincere un campionato e un titolo, credo che No, non sia. si discute la manifestazione, la formula che È la forse. formula, però purtroppo ci siamo dovuti adattare anche al Certo. contesto che alcuni gironi si sono finiti dopo. Non è facile però tenere alta la tensione anche dopo uno stop and go, no? Ma dipende dal tipo di ragazzo che sei. Se ci tieni e hai la motivazione dentro, la passione, insomma, non credo che 2 settimane alla fine dell'anno cambino tanto, perché comunque alla fine una squadra se arriva in fondo nei playoff arriva sempre a metà giugno, quindi con i tempi ci siamo, quindi però poi dipende dai ragazzi, perché se io credo che questi sono ragazzi intelligenti che abbiano comunque voglia di continuare a vincere, perché poi le brutte figure non piacciono a nessuno. C'è anche la questione sintetico che c'è la fattiva insomma che la voglio fare. Adesso lei ci ha lavorato tutto l'anno e immagino che parla con i ragazzi. Cosa ne pensa? Cioè, che sensazione avete avuto rimaneranno? Forse noi ci è capitato che ogni volta che giocavamo in un campo d'erba normale abbiamo fatto sempre fatica, perché sai, allenarsi in sintetico la palla ti scorre in maniera diversa. Quindi ci siamo accorti che ogni volta che noi affrontavamo una squadra con l'erba normale, con l'erba vera, facciamo veramente fatica. E quindi questo è anche da tener conto per il prossimo Per anno. programmare la Eh mente. sì, perché comunque è un dato significativo. Invece sulle condizioni del No, sintetico? beh, noi abbiamo questo e è normale che è un sintetico comunque dove ci si è giocato Sì. tanto negli anni, quindi abbiamo trovato, per dire, quello della Lavagnese che era stato appena fatto, che veramente che era bello, sembrava un campo vero, di erba vera, quindi normale che se si riuscisse a sistemare sarebbe una cosa, un'agevolazione in più, però bisogna vedere I anche tempi. i tempi e tutto quello che poi c'è dietro. Fiero? È vero, sta meglio, molto meglio, nel senso che è normale che ha bisogno di più tempo a disposizione, più migliora, però Sì.
È stato, secondo me, una fortuna anche riaverlo, perché nessuno dava per entrante, quindi è una cosa bella, è un'arma in più.